La prova così. Intanto Raik è un passo anche dalla medaglia, bisogna dire. Raik, Peter Phil. 1,67 di vantaggio, ne deve recuperare un secondo e 34 da Svindal. Adesso è importante riuscire a stare davanti a Raik. Sarebbe facile. Molto bello. Sai, andare davanti a Raik vuol dire quasi medaglia, eh. È dura perché se vuoi arrivare fai la fine di Bank. Bank è molto più forte di Phil, ovviamente, Islam, quindi... qui cerca di difendersi in qualche modo, perché lo sci esterno gli parte scordando un pochino, due o tre volte l'ha fatto sul ripido, però superato questo punto cruciale, 1,20, potrebbe andare bene. Forza Peter! Bene qua ancora. Adesso tutto sta all'andazzo che riuscirà ad imprimere la sua corsa da qua in avanti. Qua poi diventa più filato. Da qua in avanti, perché il tracciato qui va un po' sfruttato. Anche lui... Andiamo, 72 centesimi ancora, è dura. Però sono altri 5 decimi. Può ancora arrivare davanti. Però deve inventarsi Peter. Qualcosa da qua in avanti. Qua rischia. Ha rischiato tanto e ha perso un po' di velocità prima del piano. Vediamo, forza Peter, 2,56 e 68 in avanti, 27 centesimi. Peter è fantastico, Peter Phil ce la fa con quel numero, grandissimo è quel numero. Prima di imboccare il piano, hai visto quando si è levato quello sci? È stato prontissimo a rimetterlo giù come una iena e a ripartire con pressione. Bravo. È lo stesso urlo, Paolo. Guarda che qua, visto guarda che roba. Guarda qua, si è visto quasi fuori. Eccezionale. È riuscito a correggere per trovare ancora quel minimo di velocità per infilarsi nel piano in questa tripla. È stato bravissimo qua, Peter Phil. Fantastico, appena messo giù lo sci in mezzo metro ha fatto quella curva, straordinario. Grande Peter Phil, si è perso un secondo e quattro da Raik in una manche di slalom davvero difficile. Guarda, Raik è molto preoccupato. E poi Paolo. E Phil felice, perché adesso certo ci sono Innerhofer, Foyt e Svindal, ma non dico niente. Innerhofer ha 16 centesimi di vantaggio su il nostro Phil, vediamo, lui può fare fatto bene Phil, può fare bene anche Innerhofer. Dai Inner, l'ultima fatica di questi mondiali, forza, centrale, bello, così. Bene. Molto bene in questa parte alta, sono d'accordo Paolo. Sì, anche lui ha scordato un po' come Phil, ma è quasi impossibile non farlo. Lui ha preso un buon anticipo. Vediamo, 2,23,37, riferimento e di davanti, Phil, ancora 22. 22 centesimi, quindi ha guadagnato nei confronti. Sta tirando, adesso deve tirare sul piede un attimino perché le porte girano e continua ad attaccare Innerhofer. Spavaldo, che forza che ha questo ragazzo. È spavalderia da campione Paolo. Dai. Ecco che dai, si avvicina al secondo intertempo, 2,40. Il mondiale 71. Non è finito, Innerhofer 48 centesimi. Attaccato in modo splendido in questa parte centrale. Attenzione. Ah, no, è a posto, ancora sul ripido, buono, giù le mani. Attenzione ad aver sbagliato Phil, queste sono le ultime porte difficili. Poi via, mollali, qua può essere veloce. Lo è. Inner, ultime porte, 2,56 e 41 è davanti, 89 centesimi. Una grande manche al comando. Adesso andiamo a battere. Al comando, 74 centesimi soltanto, ha perso dal miglior tempo che è Mire. Però ecco, Raik ad esempio, che ha fatto 7 centesimi in più, perciò 67 centesimi da Raik in una manche di slalom e con una pista anche più rovinata, grandissima manche. Eccezionale, Innerhofer. Tanto di cappello per l'atteggiamento e per quello che è riuscito a fare su questa pista così difficile. E allora Paolo, abbiamo due azzurri al comando e adesso mancano soltanto Foyt e Svindal, quindi la medaglia di bronzo già è garantita. Ma non accontentiamoci, sfruttiamo questa giornata. Innerhofer ha fatto un capolavoro, soprattutto Islam, perché poi purtroppo ha perso 7 decimi sul piano di discesa. 7-8 decimi sono andati bruciati. Nonostante questo è lì in testa già con una medaglia.